Per le vie, un progetto dedicato alla scoperta di storia, tradizione e leggende dei borghi calabresi. La prima tappa è stata ad Avoli Centro, affascinante borgo dello Ionio Catanzarese. L'escursione, guidata dallo storico Francesco Procopio, ha coinvolto ed entusiasmato i partecipanti, che alla fine del tour hanno manifestato il loro apprezzamento e la loro gioia per la scoperta di questo splendido luogo. Ospite d'eccellenza tra i visitatori, l'assessore regionale alle politiche sociali Angela Robbe. Con lei abbiamo parlato delle potenzialità della nostra bella regione. Io conoscevo Davoli, ma non conoscevo il borgo e le ricchezze del borgo. Sono rimasta davvero entusiasta ed impressionata da quello che c'è e dalla grandezza di questa storia, di questo paese. Devo dire che ho trovato bello il borgo, preparatissime le persone e un circuito qui, costituito dalle persone che ci vivono, che è un circuito che si sente amare il borgo e quindi credo che vada valorizzato sia per gli aspetti culturali ma anche per l'accoglienza, la grande capacità di accoglienza che hanno dimostrato, ci hanno portato, ci hanno raccontato il paese dagli inizi della sua storia fino ad oggi e questo ci dimostra che noi abbiamo bei posti, belle persone e speriamo di poterle valorizzare, di farle conoscere di più all'esterno. Questa è la cosa che dobbiamo fare. Ovviamente non è l'unico borgo del comprensorio, ma sicuramente possiamo dire che è uno dei più belli e storicamente anche uno dei più interessanti. Come si potrebbe, anche tramite la regione, attrarre qui un turismo culturale? Ma intanto io direi questo, siccome Davoli è bellissimo, ma anche gli altri sono molto belli, e siccome quando ci sono tante cose e sono polverizzate, per valorizzarle bisogna innanzitutto fare rete, fare sistema. Quindi la prima cosa che io direi c'è da fare, oltre a quello che è già stato fatto, perché il bando borghi e tutto il resto, ma adesso dal punto di vista immateriale è necessario fare rete fra tutti i comuni del comprensorio, perché ognuno ha un pezzo da vedere. Se vogliamo attrarre gente e attrarla per farla stare non solo al mare, ma farla stare anche qualche giorno in più a vedere l'interno, a guardare le bellezze naturali, il patrimonio artistico, è necessario che noi costruiamo un percorso che non può che essere un percorso composito da più beni. Onorevole, anche se sembrerà un po' presto, ma in realtà così non è. Davoli ha un altro bene immateriale che è da assolutamente tutelare, che è l'anaca di Davoli, una bellissima anaca notturna costituita da alberi illuminati con delle lanterne, tra l'altro create dai davolesi. Possiamo chiederle già adesso la sua partecipazione all'anaca e soprattutto un interesse maggiore della regione a tutte quelle che sono queste tradizioni importanti della Calabria. Assolutamente ci vengo volentieri perché ho visto dalle foto che deve essere uno spettacolo estremamente suggestivo con le lanterne, questi abeti, quindi ci vengo volentieri e sicuramente io ritengo che l'attenzione non è il mio settore, ma ritengo che l'attenzione ci sia. Bisogna anche accendere dei fari e se questo si deve fare, questo si farà, perché le cose sono talmente tante in questa regione che forse non ce la facciamo a tenerle tutte insieme. Un faro si accende. Thank you.
Ai nostri microfoni Francesco Cuteri, presidente dell'associazione Fit Walking di Soverato, che con il suo gruppo ha partecipato a questa interessante iniziativa. Ma per noi è un'emozione unica, tra l'altro fa parte, diciamo, di quello che è il nostro obiettivo di gruppo, che non è soltanto sportivo ma anche va alla ricerca di elementi punto culturali. Quindi la riscoperta dei borghi rappresenta proprio uno dei nostri progetti, uno dei nostri punto obiettivi. Fra l'altro oggi la nostra associazione a livello regionale, proprio in occasione, perché oggi sono pure le giornate Fai d'autunno, ha presentato il progetto Fai Fit e noi abbiamo scelto, anche grazie all'invito dell'amministrazione comunale di Davoli, questo itinerario per le vie appunto di Davoli, che per noi è stata una sorpresa unica. Noi siamo di Soverato, però riscoprire questo borgo di Davoli è stata veramente, per quanto appunto ci riguarda, veramente una sorpresa bellissima e unica. Oggi vi hanno dato anche alcuni cenni della storia di Davoli, dalle origini fino ai giorni nostri. Si potrebbe pensare ad un percorso più costante, a delle visite più numerose guidate a Davoli e come negli altri borghi del circondario? Per la verità abbiamo già parlato sia appunto col sito sia con l'assessore appunto Pina Zangari, proprio per fare una sorta di... è molto diffuso ormai in Italia il trekking urbano. Quindi vorremmo fare proprio un percorso di fit walking urbano, cioè un percorso appunto, una camminata non velocissima ovviamente all'interno del borgo, ma anche, diciamo, dal punto di vista naturalistico, per valorizzare appunto questo borgo e non soltanto questo borgo. E c'è un progetto in corso comunque, speriamo di concretizzarlo al più presto. Luigia Milano, referente per la Calabria dei Borghi della Salute, tra i promotori del progetto, discute con noi della possibilità di riattivare l'iter per il riconoscimento da parte dell'UNESCO dell'Anaca di Davoli quale patrimonio materiale da tutelare e salvaguardare. Allora sì, questo progetto è un progetto che esiste in tutta Italia e serve per rivalorizzare i borghi in varie parti d'Italia e quindi riprendere in mano quelli che sono i vecchi, diciamo, le vecchie tradizioni, le tradizioni culinarie, tradizioni religiose, tradizioni anche di ristrutturare piccoli borghi, piccole case antiche e quindi cercare di valorizzarle e di rimettere in moto un'economia che cerca di far restare i giovani, quindi i ragazzi, nel proprio borgo e non scappare, diciamo, da queste piccole città che si stanno sempre più spopolando, perché purtroppo non esiste una possibilità lavorativa per questi ragazzi e quindi questi ragazzi devono trovare fuga altrove. Invece cercare di qualificare questi giovani, quindi mandarli, laurearli in specializzazioni che riguardino proprio il ripristino del territorio, il ripristino di quelle che sono le vecchie tradizioni culinarie, religiose, artistiche, potrebbe ridare vigore nuovamente ai borghi e quindi far partire un'economia che potenziale, all'ennesima potenza, ma che ancora è nascosta perché non è molto, diciamo, come dire, conosciuta e portata avanti a dovere, questo è. A proposito di valorizzazione del territorio, si può ovviamente parlare anche di valorizzazione dei beni immateriali di un territorio. Era stata presentata anni fa una pratica presso l'UNESCO proprio per fare di Davoli una perla della nostra zona. È possibile secondo lei riprendere questo percorso? Ma io credo proprio di sì, anche perché dopo il fatto che si è portato uno dei beni immateriali, forse il più bello, il più importante, quello forse anche meno conosciuto da tante persone del territorio di Davoli, che è l'Anaca, ed è stata portata quest'anno a Matera e ha avuto un successo che non è soltanto un successo regionale o nazionale, ma anche un successo mondiale, perché sappiamo che Matera è stata visitata da tanta gente, anche da altre parti d'Italia, quindi dall'Europa eccetera. E questo evento che si svolge il Venerdì Santo, che è un evento particolare, un'Anaca molto particolare, molto diversa da quelle che sono le Anache dei vari paesi, ovviamente riprende sempre la tradizione religiosa del portare Gesù in questa Anaca morta e quindi fare la processione con le varie preghiere eccetera, però ha una particolarità molto grande, sono questi pini, questi abeti con questi diciamo altissimi portati da questi ragazzi che sono tanti, ed è veramente, credo che si possa fare questo, perché sapevo che era stata proposta forse qualche anno fa, 4-5 anni fa, c'era questo club dell'UNESCO, se non sbaglio a Soverato. Speriamo di poter fare qualcosa col sindaco per poter cercare di recuperare questi documenti, perché se manca poco al passaggio sarebbe veramente una gran cosa che diventi patrimonio dell'UNESCO questa tradizione religiosa del comune di Davoli. Perché...
Valentina Papaleo, presidente dell'associazione Creativi Indipendenti Davolesi, che ha collaborato alla giornata per le vie dedicate al Borgo Davolese. Fortunatamente positivi, sono rimasti colpiti da Davoli, era un paese che non avevano mai visitato e che si sono resi conto effettivamente della storia che offre Davoli e poi hanno apprezzato il cibo in una maniera che neanche noi ci aspettavamo e questo ci può fare solo che piacere. Ancora una volta il cibo è stato preparato con prodotti della terra di Davoli, da persone di Davoli, vero? Sì, assolutamente sì, sia persone che sono all'interno dell'associazione ma anche le persone che abitano nel nostro paese che come sempre ci aiutano. Perché un'altra delle peculiarità del borgo è questa, come dire, non solo socialità condivisa ma soprattutto questa rete di collaborazione che prescinde da qualsiasi associazione, da qualsiasi evento. Sì. Questo per noi è importantissimo, sono sempre persone pronte ad aiutarci, anche solo prestandoci la luce, prestandoci i locali, un tavolo, una sedia e noi di questo insomma siamo felicissimi e siamo orgogliosi perché abbiamo capito insomma che negli anni qualcosa abbiamo lasciato. Quale percorso avete scelto per i visitatori? Allora, siamo partiti dalla chiesa di San Nicola, adesso adibita ad auditorium, siamo poi passati per Santa Barbara facendo appunto visitare i portali, le maschere che caratterizzano i portali e la chiesa di Santa Barbara, passando per San Pietro e poi insomma scendendo e arrivando, tornando qui a San Nicola e nella cantina di San Nicola appunto. Ci sono delle altre iniziative simili in programma? Allora, come sempre noi speriamo insomma che ci sia un altro appuntamento come questo l'anno prossimo e di non perdere i contatti con i Borghi della Salute che siamo stati felicissimi di collaborare con loro. I prossimi programmi ed eventi del CID? Allora, la Borlandia che partirà verso febbraio-marzo fino a giugno, sono praticamente laboratori con i bambini, anche qui è presente insomma la collaborazione con le altre associazioni e come sempre l'appuntamento estivo con Sonore Alchimie. Grazie. Chiudiamo il servizio con l'intervista al sindaco di Davoli, Giuseppe Papaleo. È stata una giornata, diciamo, bellissima per Davoli, per il borgo, intanto perché abbiamo portato tanta gente. Io devo ringraziare questi ragazzi del CID che veramente ce la mettono tutta con passione, con dedizione per rivitalizzare il borgo di Davoli. Noi ci stiamo proponendo con loro, ecco, per cercare di attrarre l'attenzione su Davoli Superiore perché lo merita, perché è un borgo come nella passeggiata hanno potuto notare chi ha partecipato, bellissimo, che lascia veramente stupiti chi lo vede per la prima volta. Oggi la giornata è stata bellissima perché intanto abbiamo portato gente che non conosceva il borgo. Ma poi perché abbiamo avuto l'opportunità, i ragazzi del CID, di far vedere le attività che hanno svolto in questi quattro anni come impegno qui a Davoli Superiore, soprattutto tra gli altri con il progetto della Borlandia che insieme al Comune stiamo portando avanti nella ex pretura giudice di pace con i locali dismessi. Mi scusi, diciamo che per chi ci segue la Borlandia è un progetto dedicato ai bambini e comunque ai ragazzini in cui loro imparano delle discipline quali bike, cucina, orticoltura, insomma è un progetto dedicato esclusivamente ai bambini. Esatto, è un progetto che questo è il quarto anno che noi lo mettiamo, che noi insieme ai ragazzi del CID lo mettiamo in campo, è iniziato appena noi ci siamo insediati e poi nel corso degli anni sempre più si è migliorato, ma abbiamo avuto soprattutto noi come amministrazione l'opportunità e l'occasione di dare qualche notizia ai nostri compaesani, intanto dicendo che abbiamo partecipato al bando sui borghi e che probabilmente fra poco usciranno le graduatorie e Davoli potrebbe essere inserito tra i comuni finanziati. Questo nostro progetto prevede la riqualificazione di alcune zone qui a Davoli Superiore come la piazza Procopio, ma soprattutto prevede il riuso dell'edificio della scuola elementare con un museo dei mestieri antichi, con tutto ciò che si utilizzava all'epoca come artigianato per svolgere i mestieri qui nel borgo. Quindi queste sono
tutte attività che potrebbero in una prospettiva futura dare nuova vita qui al borgo di Davoli Superiore. E questo, chiedo scusa, è già un passo importante, però in realtà una delle occasioni che potrebbero rilanciare Davoli è quella del turismo culturale, anche perché noi abbiamo un borgo che è storicamente molto importante, però abbiamo anche una parte marina che è bellissima per quella che è la struttura appunto del mare e di quelli che saranno i lidi presenti l'anno prossimo. Esatto, noi questo abbiamo messo in campo in questi 4 anni, abbiamo cercato di rivitalizzare un attimino il borgo di Davoli Superiore, ma abbiamo cercato soprattutto di sviluppare contestualmente quella che è diciamo le peculiarità di Davoli Marina, che sono due. Noi l'abbiamo detto all'epoca, nel 2015 lo dicevamo in campagna elettorale, credo che gli obiettivi li abbiamo centrati, perché avevamo detto che andava potenziata la 106 e l'abbiamo fatta, stanno uscendo sempre nuovi negozi, nuove attività che aprono, come potete vedere, ma chiunque ormai lo nota, è un centro commerciale all'aperto. Abbiamo messo in campo il piano spiaggia come avevamo promesso e approvato, abbiamo assegnato le concessioni. Notizie dell'ultima ora, viste le tante polemiche che sono sorte sull'assegnazione delle concessioni demaniali, noi siamo riusciti su 7 concessioni demaniali ad assegnarne 6 definitivamente, quindi qualunque cosa succeda nel prossimo futuro, queste 6 concessioni ormai sono assegnate, sono definitive, il prossimo anno sorgeranno le strutture balneari a mare. E tra queste 6, una è stata assegnata alla Lega Navale, perché Davoli ha la fortuna di avere una sezione della Lega Navale, che è un fatto secondo me importante per attrarre, ecco il discorso che facevi prima tu, di attrarre turismo. Le altre 5 sono state assegnate definitivamente, non ci sono stati ricorsi. Su una, che è l'8 5, pende un ricorso giudiziario che si dovrebbe chiudere a febbraio, però diciamo che già su 7 concessioni averne assegnato definitivamente 6, io credo che questo sia veramente un passo importante per Davoli, che il prossimo anno vedrà la creazione di nuove strutture sul suo litorale e con quel bel lungomare, quella bella passeggiata che diciamo ha superato tutte le critiche che noi abbiamo dovuto subire nel momento in cui l'abbiamo messa in campo, a tutt'oggi viene fruita felicemente non solo dai cittadini di Davoli, ma io vedo, mi riferiscono, che tanta gente di fuori, di Soverato, di Montepaone, di San Sostene viene a fare la passeggiata lì a Davoli Marina. Ecco, questo è quello che noi abbiamo messo con umiltà, con spirito veramente di dedizione verso il paese, senza fare quella classica distinzione che in tanti fanno tra Davoli Borgo e Davoli Marina. Per noi, per me, ma al di là dell'essere sindaco, come cittadino di Davoli, Davoli è unico nella sua interezza. Certo che poi abbiamo delle esigenze diverse, dobbiamo saper sviluppare le diverse peculiarità che ci sono, no? Qui a Davoli non abbiamo soltanto il borgo, perché il borgo è una delle caratteristiche di Davoli. Ma noi abbiamo, montagna. Abbiamo una montagna brava, abbiamo una montagna bellissima che va sviluppata, abbiamo un'associazione che si dedica a questo, che è l'Associazione della Cucuruta. Ecco, noi in sinergia con questa associazione dobbiamo saper creare rete e cercare di attirare quel turismo culturale, perché il San Nicola è un'attrazione culturale, che può far rivitalizzare questo borgo di Davoli. Sindaco, lei oggi, come spesso è successo in questi 4 anni, 5 anni di sua giunta, ha partecipato anche alla camminata. Lei è cresciuto a Davoli, è nato e cresciuto a Davoli. Qual è stato il momento che più l'ha emozionata nei suoi ricordi da bambino? Guarda, io ho avuto 2 sensazioni contrapposte. Una, rivivere, ecco, il borgo quando io ero ragazzino, che pensate che Davoli nel 71-72 faceva 4.000 abitanti, c'erano 4-5 bar, 5-6 negozi di genere alimentari, all'epoca erano i piccoli negozietti, e quindi ecco, quello ti fa rivivere, ti riporta a quell'età della spensieratezza. Però poi c'è stato l'altro sentimento, quello un po' della malinconia, della tristezza, vedere
tante abitazioni disabitate, tante abitazioni che ormai sono fatiscenti, decadenti. Ecco, questo è un fatto che fa male soprattutto per chi come me si è cresciuto qui a Davoli Borgo. Io vorrei veramente, ma al di là di quella che può essere parole di retorica, rivedere il borgo, certo, non a quel diciamo concentrato di persone, perché sarebbe impensabile, però avere quantomeno la capacità, la forza, la possibilità di attrarre gente che magari viene un mese, poi si scambia, poi arriva altra gente, ecco, fare questo turismo di ricambio che potrebbe essere utile per far rivivere, per far ristrutturare il borgo. Un'altra notizia che voglio dare, e chiudo, se no vi rubo tutta l'intervista, è quella della Paese Albergo. Paese Albergo pare che adesso ci siano degli interessamenti alla vendita giudiziaria. Voi sapete che mezzo borgo è alla vendita all'asta giudiziaria, c'è una struttura che non è più utilizzata, pare che ci siano dei soggetti, delle società interessate, sono venute quest'estate a parlare in comune per vedere come noi ci poniamo rispetto a una loro acquisizione di questo patrimonio che è in vendita, e io ho detto noi le porte del comune saranno aperte per chiunque a 360 gradi, per chiunque acquista e voglia fare attività ricreativa, sanitaria, turistica, quello che vuole fare, noi saremo pronti a mettere a disposizione tutto ciò che si può mettere a disposizione per rivitalizzare questo borgo.